con Tommaso Mottola e Gerald Mauset, regista e protagonista del film Karenina and I. Ben trovati. Grazie. Ciao, eccoci. Cominciamo raccontando un po' questo film, ce lo descrivete? Comincio dal titolo, Karenina e io, è il rapporto tra una persona che è un'attrice, che mette in scena il personaggio di Karenina, ma anche cerca di parlare a tutti noi. Il film si svolge seguendo il viaggio di Gerild, che parte dall'Artico, sulle coste proprio dell'Artico norvegese, dove lei ha le sue radici, e in treno attraversa con me e con nostro figlio, una famiglia in viaggio, tutta l'intera Russia. Le è stato proposto pochi mesi prima di mettere in scena Anna Karenina, che lei aveva già portato con successo in tournée in Norvegia. Lei non solo aveva accettato questa prima sfida, quella di mettere in scena l'icona russa per eccellenza sul territorio di Tolstoi, ma poi addirittura ha pensato di farlo in russo, una lingua che non aveva mai parlato prima, quindi una sfida piuttosto importante, a cui si aggiunge la quantità di chilometri che abbiamo dovuto fare, perché l'invito era Vladivostok, che vuol dire 12.000 chilometri, quindi comunque una distanza gigantesca. Questo viaggio è durato un mese, finanziato col crowdfunding, che fu un successo per l'Europa, sia Norvegia che Italia furono i maggiori successi per un documentario, e nasceva per l'appunto come un documentario, una specie di road movie, anzi un track movie, perché stavamo su un treno che era un po' il simbolo di Tolstoi. Ci sembrava una buona idea di attraversare l'intera Russia per incontrare i suoi luoghi, per incontrare le persone, chiedere a chiunque incontravamo cosa pensavano di Anna. Ecco, Anna era al centro del tema della ricerca di Gerild, capire di più del personaggio, interrogarsi sui motivi per cui lei ha fatto della sua vita sentimentale, ma anche della sua intera vita, della sua intera esistenza, un inferno. Morì tragicamente dopo aver tentato di vivere la sua storia d'amore con Vronsky e purtroppo dovendo rinunciare a suo figlio. Quindi una vita tragica, una storia d'amore famosissima, come spesso dice Gerild, la storia più famosa d'amore dove il protagonista non ha purtroppo niente amore alla fine. E quindi il percorso del viaggio, che nasceva come un piccolo film, è diventato man mano che l'abbiamo realizzato più denso, perché grazie al crowdfunding abbiamo potuto girare l'intero periodo di prove dello spettacolo, quindi aggiungendo al nostro materiale l'intera storia di Anna sintetizzata in una bellissima messa in scena teatrale. A quel punto sono successe tante altre cose che hanno portato il nostro viaggio a sorpresa, di nuovo nel nord, nell'inverno artico, e quindi il film si è trasformato anche in un viaggio non solo nel personaggio di Anna, ma anche nel protagonista della ricerca, Gerald. Com'era nata l'idea di fare di questa esperienza teatrale un documentario? Quello che ho accennato, cioè l'idea che una donna, attrice, artista, scelga di fare un salto così grande nel vuoto, per la lingua, per la distanza, perché una donna quando viaggia, a differenza di un uomo, quasi sempre si porta tutto il suo mondo, gli armadi, le valigie dei bambini, e portarla a scuola, i compiti. Il bambino è andato a scuola in quel periodo in Russia. Quindi mi sembrava che questa impresa rappresentasse molto bene la passione per il teatro di questa artista, che ben avrei potuto associare alla passione di Karenina per Vronsky. Tutte e due passioni pericolose nelle premesse, e che effettivamente ho seguito e ho provato a vedere il modo in cui si intrecciavano nella storia. Per cui nel film lo spettatore godrà sia la vita di Anna dal momento in cui sboccia l'amore a gettarsi sotto un treno, e l'impresa di Gerild, che dovrà affrontare un muro altissimo e che però appunto cercherà di superare proprio attraverso la passione per il teatro. Quindi passione per Vronsky e passione per teatro per me erano la chiave per cui pensavo avrei potuto realizzare qualcosa di interessante. A Gerild adesso chiedo che tipo di esperienza è stata per lei questo viaggio e questo documentario. Io soprattutto ho avuto un'occasione di approfondire il mio lavoro, che raramente un attore ha un chance di approfondire più di qualche mese di prova, poi qualche mese che vai in repertorio sul palco, o quanto dura di ripresa di un film, e poi quando finisci il tournée è finito e tu vai sul prossimo personaggio. In questo
occasione ho avuto la fortuna e anche l'occasione di incontrare questo personaggio sia in terra mia, in Norvegia e poi in Russia. E questo ha portato un lavoro di 5 anni. 5 anni ho studiato questo romanzo, ho proprio letto, riletto. Il film, la cosa più bella è che non dovete aver letto il libro. Sono migliaia di persone nel mondo che pensano di aver letto il bellissimo libro di Tolstoy di Anna Karenina. Non lo hanno, hanno visto un film o un TV serial, però è un bellissimo romanzo e la mia lettura come attore forse aiuterà voi come il pubblico anche di domandare o specchiarvi in un romanzo così importante, un classico ancora ai nostri tempi. Questo spero che il mio contributo come essere umano, come donna, come attrice, il mio contributo usando un attore senza un scrittore, un drammaturgo, noi senza le parole non siamo nessuno. È il nostro cibo e noi dobbiamo trasformare le parole in carne e ossa e in emozioni. E questo è stato un lavoro molto affascinante, tosto, però ho dimenticato me stessa in tutto questo per un lungo periodo perché cercavo solo Anna. Vorrei dire qualcosa sulla impresa, perché effettivamente il grosso rischio l'abbiamo corso anche con il mondo russo, perché toccavamo Tolstoi, toccavamo l'icona della loro letteratura e in un qualche modo la lettura che ha dato Gogol del personaggio. Ecco, questa parte qui, che probabilmente nessun film che è stato realizzato fino ad oggi era possibile fare, proprio per il tempo, per il lavoro di introspezione, per la qualità di chi ha messo le mani a questo testo, perché c'è da considerare che c'era prima un drammaturgo che l'ha adattato per lo spettacolo norvegese, poi un regista norvegese che ha fatto uno spettacolo popolare che ha avuto gran successo, poi la mano russa con gli attori che parlavano in russo con Gogol. Questo lungo lavoro ha portato a una condensa che nei film che tutti noi conosciamo non era mai stata possibile, perché in quei bei film di solito l'attrice è portata, diciamo, in alto per poi sprofondare molto spesso nella bellezza e nel glamour o nella magnificenza, diciamo, degli occhi di queste grandi attrici. Non riusciamo a capire perché Anna si è uccisa. Era quello il punto sul quale Gogol ha messo fin dall'inizio l'accento. Come mai arrivi a fare un gesto del genere? Come mai fai un disastro della tua vita? E lì credo che Gogol ha trovato una risposta importante che nel film lascia poi un vero regalo allo spettatore e che in terra di Russia, dove il film ha avuto davvero un enorme successo, ha lasciato il segno. Anna è una donna senza radici. Gogol scopre che Tolstoi ha scritto se stesso dentro questo personaggio, perché anche lui, come Anna, ha perso i suoi genitori nella sua infanzia. E il fatto di non avere modelli la porta a fare delle scelte una peggio dell'altra, una dopo l'altra. Karenina and I. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso Mottola e la protagonista Gogol Mauset. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie. Grazie, presto.